Buonasera, ben trovati. Oggi a Respubblica abbiamo veramente tanti argomenti da trattare, tantissimi ospiti che ci daranno ovviamente il loro contributo per capire quello che accade nella nostra attualità politica. Prima però, proprio perché la nostra caratteristica, la caratteristica dell'informazione targata Unicusano, è fatta di... Eh, tante ramificazioni questa è la nostra tv poi c'è radio eh, Cusano Campus in FM e tag 24 che è il nostro eh, quotidiano online ecco abbiamo scelto un articolo a caso il mio appunto grazie per la citazione Green Pass restrizioni a breve un articolo che abbiamo proprio pubblicato questa mattina perché sono arrivate delle notizie che riguardano proprio l'eventualità di restrizioni che riguardano il certificato verde, ci sarà un incontro tra regioni e governo. A proposito di Covid, la nostra puntata sarà largamente riguardante proprio il tema Covid, ovviamente attraverso diverse declinazioni. Parleremo di un'inchiesta, parleremo di coloro che fronteggiano il Covid come operatori sanitari parleremo anche di un fenomeno che si è sviluppato in tempo di pandemia, che è eh, un, sicuramente un innalzamento del, del gioco online, del gioco d'azzardo durante la pandemia. Poi passeremo anche eh, ad altro e saranno, spero, spero per voi che ci seguirete sul 264, tutti argomenti interessanti. Vi dicevo della nostra apertura con un'inchiesta giornalistica targata Report, il programma di Rai 3 condotto da eh, Sigfrido Ranucci. Avremo tra poco modo di confrontarci con l'autore, il giornalista che ha realizzato questa inchiesta che eh, riguarda la pandemia, ma in particolar modo la vicenda del piano pandemico. Però per eh, eh, introdurre eh, il, il libro Inchiesta eh, e questa, questo momento di Res Pubblica, voglio farvi vedere un frammento di un eh, discorso che fece Bill Gates, un discorso molto importante perché Bill Gates parlò in anticipo di quelli che erano i rischi che correva l'umanità, il pianeta, per quanto riguarda i virus e fa una comparazione curiosa con quella che è stata la nostra paura, almeno fino ai tempi della guerra fredda, ma anche oltre la paura di una guerra nucleare, di una terza guerra mondiale. Bill Gates in questo discorso... Ci dice: guardate, stiamo sbagliando tutti perché se ci sarà una guerra, questa dovremo combatterla contro i virus. When I was a kid, the disaster we worried about most was a nuclear war. That's why we had a barrel like this down in our basement filled with cans of food and water. When the nuclear attack came, we were supposed to go downstairs. Hunker down and eat out of that barrel. Today, the greatest risk of global catastrophe doesn't look like this. Instead, it looks like this. If anything kills over 10 million people in the next few decades, it's most likely to be a highly infectious virus rather than a war. Eccola qua, la dichiarazione, il passaggio, poi ovviamente continua, trovate. Su YouTube il resto del discorso, Bill Gates dice: Guardate, è il marzo del 2015 quando pronuncia questo discorso. Guardate che se ci sarà qualcosa che ucciderà 10 milioni di persone, non sarà una guerra, sarà un virus. Questo discorso è citato in questo libro. Io lo faccio vedere. Eh, da qui, eccolo qua, la grande inchiesta di report sulla pandemia. Scritto da um, eh, Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini, che è in collegamento con noi. Buonasera, Giulio. Buonasera a voi. Eh, ce l'avevano detto poi questa pandemia, che passa per essere ovviamente, e in parte lo è stata, una, una sorpresa per tutti, un evento drammatico che ci ha colpito alle spalle, diciamo così. In realtà, anche voi nel libro, non solo attraverso Bill Gates, ma anche attraverso una serie di ricostruzioni, ci raccontate che, che era ampiamente annunciata. Mai pandemia è stata più annunciata di questo. Um, lo disse Bill Gates, ma soprattutto. Lo aveva, lo aveva detto l'OMS, lo avevano detto gli organismi internazionali. noi aveva colpito che l'anno prima che scoppiasse la pandemia c'era stata una riunione uh, organizzata proprio dall'OMS, uh, alla quale avevano partecipato. Aspetta, che abbiamo problemi di, di collegamento, da quello, da quello che vedo, purtroppo, adesso proveremo a riprendere. Al meglio quello. Eh, eccoci qui. Giulio, stavi dicendo la riunione dell'OMS? Dove, dove sono stati a casa? Siete pronti per un arrivo di una pandemia? I vostri piani pandemici sono aggiornati? Cioè, quindi la stessa OMS aveva chiesto agli stati di organizzarsi, di fare in modo di essere pronti attraverso gli unici strumenti di cui uno stato può, può, può predisporre. Cioè, purtroppo il collegamento è un, po', è un po' disturbato le reti, le infrastrutture le infrastrutture internet la rete del nostro paese non sono mai diciamo, al massimo da questo, da questo punto di vista diciamo. scusami Giulio eh, adesso, adesso vediamo a volte quando ti interrompi riprende bene la rete quando, quando parli eh, sì, c'è qualche, qualche problema allora riprendiamo un po' il discorso sull'AMS L'UMS aveva chiesto agli Stati siete pronti nel caso dovesse arrivare una pandemia? I vostri piani eh, pandemici sono aggiornati? Ecco, eh, l'Italia aveva partecipato a questa riunione eh, nel 2019, è stata il 2019, il nostro piano pandemico non era aggiornato, era vecchio del 2006, quindi l'Italia non aveva fatto i compiti a casa e non era preparata. Qual è l'importanza di avere un piano pandemico aggiornato? Perché io quello che ho capito e percepito a volte nell'opinione pubblica, no? Che qualcuno Rim ovviamente rimane come dire, persuaso anche del fatto che appunto, la pandemia ci ha colto all'improvviso, questo era un virus mai eh, così studiato prima, eh, tanti morti, così, insomma tu tutto, tutta una sorpresa. No? E allora qualcuno nell'opinione pubblica può passare anche il messaggio, beh vabbè, allora non si è fatto in tempo, sono stati tutti colti di sorpresa. In realtà come dovevano andare le cose, almeno secondo le vostre ricostruzioni? Allora, noi quello su cui ci siamo messi a lavorare è la domanda era è stato veramente uno tsunami uh, imprevedibile che ci ha travolto? Potevamo in qualche modo attutire il colpo di questo tsunami? La risposta è evidentemente sì. Uh, domandiamoci perché in Italia non avevamo le mascherine a marzo. Perché non le avevamo acquistate per tempo? Nonostante l'OMS il 5 gennaio avesse mandato un'allerta a tutti i ministeri della salute dicendo: Guardate, c'è una, una polmonite di eziologia sconosciuta, attivate i piani pandemici. I piani pandemici prevedono i piani di battaglia. Cosa devo fare io nel caso in cui arriva un virus contagioso? Mi devo attrezzare con le mascherine che dovrebbero essere state già depositate. Devo ampliare e, e come dire, mappare con esattezza tutte le terapie intensive di cui dispongo. Che posso eventualmente allargare. Devo verificare se ho tutti i respiratori e nel caso comprarne di più. E devo attivare soprattutto una rete di sorveglianza epidemiologica che mi permette di capire in per tempo se il virus mi è entrato in casa oppure no. L'Italia si è accorta con eh, codogno di avere il virus in casa, ma noi sì. sappiamo perfettamente ormai è storia che il virus già a gennaio circolava tranquillamente nel nostro paese. Quando l'Italia chiude, i primi di marzo eravamo già affogati, allora lì vuol dire che la rete epidemiologica di sorveglianza dei ricoveri, delle malattie, dei sintomi non aveva funzionato, il piano pandemico non era stato attivato. Ecco a proposito di Godogno: voi dedicate il libro ovviamente alle vittime, a coloro che hanno perso la vita e i loro familiari a causa del Covid, ma in particolar modo alle vittime di Bergamo, perché poi lì si è aperta anche un'inchiesta di carattere giudiziario. La Juana del... Italiana. Certo. Esatto, della, della Procura. Voi raccontate la storia del paziente zero, che non è soltanto una storia così di, di mera curiosità, chi è il paziente zero? No, è stato immediatamente individuato e assorto agli onori della cronaca, paginate, articoli, interviste, di questo ragazzo, perché di questo si trattava, che è stato improvvisamente ricoverato a, a causa del Covid. Perché anche questa vicenda del paziente zero è centrale nella vostra inchiesta? È centrale perché a un certo punto, nel famoso rapporto Zambon, il rapporto ritirato, censurato, permettetemi di dire, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, in questo rapporto c'era scritto che sostanzialmente il paziente zero è stato individuato violando, come dire, forzando. I... Aspetta, i... aspetta abbiamo un'interruzione. Cioè... Sì. Eccoci, eccoci, adesso abbiamo ripreso. Allora l'OMS nella definizione di caso diceva per eh, avere un sospetto e quindi sottoporre a tampone un paziente sospetto voi dovete vedere se ha sintomi. Influenzali, diciamo, da COVID, e a avere il link a cosiddetto epidemiologico, cioè se questa persona proviene o ha avuto contatti con persone che venivano da quella zona di Wuhan della Cina. Ora Mattia non aveva sicuramente il link epidemiologico, cioè non era stato in Cina, non era stato in contatto con qualcuno della Cina. Evidentemente questi protocolli non erano corretti e l'anestesista di eh, Codogno dire, decide lo stesso perché è insospettita dal fatto che questo paziente, giovane, maratoneta oltretutto, stava così. Male decide lo stesso di sottoporlo a un tampone e scopre che Mattia ha il covid. Perché questo esempio è emblematico? Perché Zambon lo scrive nel suo rapporto OMS come segno del fallimento uh, della politica, appunto, di prevenzione, di definizione di caso, di opacità, se vogliamo, anche dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Se quel anestesista eh, di Codogno non avesse forzato i termini eh, e non avesse sottoposto a Tampone eh, Mattia, probabilmente ci saremmo accorti del, dell'arrivo oh, della, uh, del Covid in Italia ancora più tardi del, di fine febbraio, che, che era già tardi fondamentalmente. Per certo. questo è centrale. Assolutamente. Certo stavo pensando mentre citavi il ruolo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che nulla è stato messo in discussione di come diciamo, dovrebbe essere rivista anche l'organizzazione, di come magari dovrebbe... Eh, non c'è stata come dire, neanche una presa in carico di, di responsabilità o di autocritica rispetto a, a quella che è stata anche da parte dell'OMS una gestione abbastanza superficiale di quello che sta accadendo. Assolutamente sì, eh, ehm, noi diciamo sempre che abbiamo bisogno di un OMS nuovo più forte, ma soprattutto più indipendente dal potere politico. Eh, la, questa storia del Covid ha, ha mostrato il fallimento dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un'agenzia importantissima tecnica delle Nazioni Unite, che però ha mostrato diversi punti deboli. Il più, più importante secondo noi è, è mostrata assolutamente indipendente dal potere eh, dei governi storia eh, del rapporto Zambon da questo punto di vista è emblematica. Il rapporto Zambon è stato scritto in, in maniera indipendente, eh, cercando di eh, in, come dire, trarre una lezione da quello che era successo in Italia ed è stato censurato perché non gradito ad un governo come quello italiano. Ora, come possiamo noi pensare che l'OMS possa eh, come dire, essere una guida sanitaria autorevole eh, per il mondo, se come dire, permetta agli stati di. Di, eh, come dire, modificare, censurare eh, un rapporto che potrebbe essere eh, importante e fondamentale per salvare altre vite umane. Ecco, eh, noi diciamo che l'OMS serve perché è un'agenzia sovranazionale di salute pubblica, ma deve essere indipendente dal potere politico e dai suoi finanziatori, che sono gli stati e anche i privati. Non scordiamoci che l'OMS, il primo finanziatore dell'OMS, oggi come è oggi, è Bill Gates. Certo Uh, Malik Peris, facciamo vedere questa grafica, questo è un altro passaggio contenuto nel, nel libro. Malik Peris è, è stato uno degli scienziati che ha uh, realizzato, è riuscito a isolare il virus che provocava uh, la pandemia SARS uh, del, del 2006. Um, ha dichiarato negli ultimi vent'anni nuove malattie infettive sono cresciute a un ritmo senza precedenti, di una all'anno, ci si aspetta che la tendenza continui. Questa frase la pronunciava Giulio nel 2006. Voi il libro lo avete scritto e, e, e lo dite a chiare lettere, così ci diamo anche la casa editrice. Eh, L'avete scritto soprattutto non tanto per denunciare quello che è accaduto nel passato e nel presente di questa pandemia, ma soprattutto a monito di quello che potrebbe accadere nel futuro. Adesso non ci sono più giustificazioni, c'erano delle previsioni prima adesso più che mai? C'era una ripetizione prima, ci, saranno, ci, so, ci sarà una nuova sicuramente, eh, come dire, un nuovo virus che arriverà tra qualche anno, dobbiamo oh, essere pronti, um, dobbiamo imparare dagli errori che abbiamo commesso in questa fase. Io mi permetto di eh, decidere, un libro anche per un altro aspetto. Nell'ultimo capitolo noi parliamo di una epidemia silenziosa di cui si parla molto poco, che però secondo me è emblematica, se, se, se mi permetti Fabio, di, per capire alcuni meccanismi. Eh, eh, sai quanta gente muore in Italia ogni anno per eh, batteri antibiotico resistenti? Circa 10.000 l'anno. Eh, abbiamo questo triste primato insieme alla Grecia, lo condividiamo insieme alla Grecia. Questo perché? Non solo perché eh, usiamo troppi antibiotici e mangiamo troppi alimenti con antibiotici. Questo perché è, i anti, batteri antibiotico resistenti vengono come dire, contagiati ai pazienti negli ospedali perché non ci sono protocolli ospedalieri sufficientemente eh, come dire, attrezzati e garantiti per permettere a un paziente che entra per magari per una banale operazione di non, di non contrarre questi batteri antibiotici resistenti, resistenti che nascono dove noi produciamo oh, i farmaci che poi oh, servono per curarci. Ora, L'Italia e la Grecia condividono questo primato 10.000 morti l'anno, pensate, e questa sarà una tendenza che andrà ad aumentare perché col Covid noi abbiamo preso anche molti più antibiotici per curarci. Uh, questo cosa ci vuol dire? Vuol dire che le lezioni, gli errori li conosciamo, le azioni da intraprendere molto spesso le conosciamo, dobbiamo decidere di rimboccarci le mani e di uh, um, fare uh, una serie politica di tutela della sanità, politica, sì. quella che finora sì. è mancata. Il principale interesse deve essere la salute. Io ti ringrazio, grazie a Giulio Valesini, che ricordo, insieme a Cataldo Ciccolella, ha realizzato questa grande inchiesta di report sulla eh, pandemia. Ovviamente c'è molto altro nella sintesi di un collegamento, non si può raccontare tutto, ma è sicuramente un'inchiesta esaustiva e ognuno di voi poi si farà un'idea liberamente. Eh, grazie, Giulio, e buona serata. Grazie mille, grazie a tutti. Grazie, grazie a Giulio Valesini, della redazione di eh, Report. E teniamo il punto pan sulla pandemia, soprattutto andando a trovare gli operatori sanitari del pronto soccorso. Questa trasmissione si è già occupata di medici infermieri. Questi sono medici e infermieri che però lavorano in un settore estremamente delicato e praticamente perennemente in fase emergenziale. Sono gli operatori del pronto soccorso Soccorso, ci racconta tutto in questo servizio Roberta Sias. Oggi noi chiediamo al governo che il pronto soccorso, che è il diritto per eccellenza alla salute, possa essere salvaguardato per tutti i cittadini, compreso noi stessi. Di medici e di infermieri, banalmente, che non si trovano sotto l'albero. Uh, il problema è che anche sono stati programmati del Borse di studio in più, sto parlando delle specializzazioni, però quest'anno ne sono andati deserti, su 1200 ne sono andati deserti quasi 500. Salvare il pronto soccorso per salvare il sistema sanitario nazionale. È con questo spirito che medici e infermieri del PS del 118 sono scesi in piazza a Roma la scorsa settimana, accompagnati dalla Simeu, la società italiana della medicina di emergenza-urgenza. Camici bianchi in protesta per segnalare l'attuale crisi legata alla situazione di disagio lavorativo causato dalle carenze strutturali ed organico che si registrano tuttora nelle unità operative di medicina d'urgenza pronto soccorso in tutta Italia. Il dato inquietante è che la perdita di professionisti ha ormai raggiunto i massimi livelli storici e oggi si è molto vicini a compromettere in maniera decisiva la qualità dell'assistenza offerta, peggiorando il livello di rischio clinico per la salute dei cittadini e si fa sempre più concreta la possibilità di un fallimento che si ripercuota su tutto il sistema sanitario nazionale. Al centro della piazza le criticità: condizioni di lavoro attuali dei medici che non consentono loro di avere i giusti e necessari tempi di riposo, di recupero psicofisico e spazio da dedicare alla loro formazione e indispensabili aggiornamenti professionali. La specialità è complessa e unica, abbraccia conoscenze e competenze che appartengono ad altre discipline. L'attività non può essere delegata più a medici in affitto, a neolaureati non adeguatamente formati o a cooperative di servizio. Da rivedere, pertanto, equipollenza e affinità, garantendo eque prospettive di carriera, una riforma sulla modalità di accesso al sistema sanitario nazionale per i giovani professionisti attualmente in scuola di specializzazione, misure di assistenza e tutele legali, protezione dagli episodi di aggressione e violenza sul luogo di lavoro. La medicina di emergenza e urgenza è una specialità che deve essere legittimata nel suo ruolo per le specifiche competenze, a partire dalla denominazione che dovrebbe coincidere con quella della scuola di specializzazione, come avviene per altre specialità mediche. Insomma, non basta chiamarli eroi per una pandemia, dalle parole chiedono di passare ai fatti. Si chiama medicina d'emergenza ma non per questo ovviamente bisogna lavor lavorare per forza in emergenza. Io saluto il dottor Alessandro Riccardi che è responsabile della formazione della Simeo, la società italiana medicina di urgenza. Eccolo qui dottor Riccardi, buonasera, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti, grazie per l'invito. Scusate la divisa ma sono sul, no, no. sul lavoro quindi... La divisa fa audience, anzi grazie. <ride> no, scherzando, buon lavoro comunque, l'approfitto approfitto per dirlo perché il vostro è un lavoro assolutamente complesso, delicato, appunto basato, come dicevo prima, sull'emergenza, però non per questo <ride> deve essere, no. come dire, una corsa ad ostacoli, perché voglio partire da qua, dottor Riccardi. Io ogni tanto mi sono interessato attraverso il lavoro in radio, in TV del vostro lavoro, perché voi in emergenza e alcune rivendicazioni le fate da molto prima che scoppiasse la pandemia. Cioè il problema, ad esempio, dei pronto soccorso eh, in condizioni eh, di lavoro eh, assurde a causa del sovraffollamento. Denunciate questa cosa. Io mi ricordo male ormai da quasi dieci anni. Quindi sì, con l'aggiunta della pandemia, immagino che cosa sia successo. La pandemia in realtà ci ha mostrato il nostro ruolo all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ha mostrato realmente qual è il compito e la dimensione del medico d'emergenza, quindi una, una figura unica che riesce a gestire il malato nella condizione della sua criticità dall'ingresso nel servizio sanitario. Alla sua ingresso nell'assistenza nell ospedaliera vera e propria. E quindi abbiamo messo in gioco tutte le nostre competenze: quindi la gestione del malato critico, la gestione della terapia, della terapia sedativa, la gestione della ventilazione non invasiva, abbiamo veramente visto tutti i malati Covid che sono entrati in ospedale. E questo ha veramente messo in luce agli occhi anche dei decisori nazionali, qual è effettivamente il compito del medico d'emergenza? Certo. Che non è un compito di assistenza sem semplice all'interno. Interno, eh, di un pronto soccorso, quindi il ruolo del cosiddetto vigile, insomma, come era una volta il medico d'emergenza, ma è un ruolo veramente attivo, e questa condizione la seminola la sta denunciando e portando avanti da molto tempo, da molti anni, come, come ha detto, giustamente. Allora, Però, dottor Riccardi, insiste... lei, lei ha detto una cosa sì, importante, sì. noi li abbiamo visti tutti i malati di Covid perché passano da esatto. voi come prima, come, come prima cosa. Eh, intanto la questione, perché anche qui non si capisce mai, si ondeggia, la questione dell'età. Ci conferma che la maggioranza dei malati Covid sono persone che hanno dai 60 anni in su o da, per quello che avete visto voi, questo dato in un certo senso va anche come dire riequilibrato? Il dato deve essere equilibrato anche perché ci sono state delle varianti, quindi abbiamo visto delle ondate che colpivano più facilmente i soggetti giovani. Ma in realtà, nella prima ondata, abbiamo visto prevalentemente soggetti anziani perché erano quelli che avevano le condizioni peggiori, che spesso richiedevano le terapie più aggressive, invasive e che quindi hanno portato le complicanze maggiori. Nelle fasi successive, invece, abbiamo visto anche molti pazienti giovani e adesso oggettivamente stiamo vedendo tanti pazienti sotto i 50 anni non ah. vaccinati, con problemi. Problematiche acute connesse al virus. Ma... Ci, ci, conferma, ci conferma che c'è una prevalenza di non vaccinati nei ricoveri? Assolutamente sì, assolutamente. La percentuale grossomodo è un paziente vaccinato che spesso ha delle complicanze indipendenti dal Covid e che quindi deve essere ricoverato per l'età o per delle patologie associate ma i pazienti con le complicanze Covid più gravi le vediamo quasi esclusivamente nei non vaccinati e questo è un problema che è stato, è stato già portato all'attenzione in diverse istanze ma per noi rappresenta un punto fermo perché è quello che stiamo oggettivamente vedendo. È una recrudescenza quello che state vedendo? Eh, o sta, sta o ancora sotto controllo no, la situazione? No, no la, beh, la situazione è sotto controllo perché, per fortuna, la percentuale di vaccinati nella popolazione è oggettivamente alta e quindi riesce a contenere, ma al momento i parti COVID stanno diventando nuovamente pieni e quindi stiamo iniziando ad affrontare una nuova ondata. E ovviamente con i problemi che sono emersi con, con la protesta Simeo, questo diventa per noi una situazione poco gestibile, perché la carenza di personale nelle strutture di emergenza è veramente importante. Eh, come abbiamo detto in varie occasioni la mancanza di 4.000 medici, 10.000 infermieri nell'emergenza su tutto il territorio nazionale, rende veramente difficile mantenere il servizio attivo, anche perché adesso abbiamo un doppio binario, abbiamo un binario pulito, un binario cosiddetto sporco per i malati febbrili, quindi pazienti Covid e con patologia sospetta e quindi significa raddoppiare i servizi, raddoppiare il triage, raddoppiare l'assistenza con una carenza notevole di, di, di personale e di organico, che rende davvero difficile per tutti noi e con quindi una situazione lavorativa che tende ad essere così problematica che stiamo vedendo... Seppur con una risposta da parte delle istituzioni che ha aumentato le borse di studio con un ritardo notevole rispetto alle richieste della società, stiamo vedendo una grandissima eh, fuga da parte delle strutture emergenza, ma soprattutto anche una mancata adesione alle borse. Il 50% delle borse dell'anno scorso per gli specializzanti in medicina d'emergenza sono state in evase perché nessuno ha voluto intraprendere questa strada e oltre a questo abbiamo circa un 18% di, di, di abbandoni da questa strada che è una strada molto bella. Noi, quello che stiamo facendo in questo momento non è una protesta, è un messaggio d'allarme, un grido d'allarme da parte dei medici dell'emergenza, delle infermieri dell'emergenza in Italia che vogliono avvisare il cittadino, le istituzioni sul rischio che sta correndo tutto il servizio sanitario nazionale. Esatto. Perché se questa strada viene interrotta, se si ritorna indietro di vent'anni... Chi è veramente a rischio? Oltre ad essere il cittadino che non riceve una risposta adeguata dalla struttura d'emergenza, perché verranno a mancare gli specialisti dell'emergenza, perché noi tutti gli effetti siamo degli specialisti, al pari degli altri specialisti dell'ospedale, quello che verrà a mancare sarà questo servizio. Il cittadino non avrà nei grossi danni e il servizio sanitario rischierà davvero un, un tracollo, perché il nostro lavoro è un lavoro difficile. E, come ha detto Dan Sandberg, un medico dell'emergenza americano, lo specialista dell'emergenza-urgenza si occupa dei 15 minuti più interessanti di tutte le altre specialità. Ed è un lavoro molto bello, un lavoro molto interessante, un lavoro affascinante, ma è esatto, esatto, gli elementi attraenti per chi deve iniziare questo lavoro. Al momento purtroppo non è così. Vede, leggo, continuiamo... leggo il rammarico, no? nelle sue parole, il fatto di dire, guardate, è una parte della medicina che ge solitamente generava fascinazione. No? Poi diciamo ci si è messo anche qualche... <ride> componente di serie televisive famose americane che hanno dato di voi un'immagine eroica come è anche giusto che sia però poi lei di contro dice guardate che le borse di studio messe in ritardo da, dal governo eccetera eccetera va, vanno deserte perché c'è timore a, a mettersi in gioco nell'attività del, del, del pronto soccorso questa è una cosa molto grave ma lei ha parlato di una cifra incredibile ha parlato dell'assenza di 4.000 medici e 10.000 infermieri e 10 e 10 infermieri. E 10 infermieri quindi eh, insomma è un vulnus non, non indifferente eh, voi come, come società siete contrarie all'ingresso di medici e infermieri stranieri sa questa vicenda no? che, che ci sono medici e infermieri stranieri che vorrebbero dare una mano al servizio sanitario pubblico non hanno la cittadinanza e per questo non rientrano nei bandi eh, concorsuali. Voi che posizione avete su questo? Io posso portare l'esperienza che abbiamo visto in, altri, in altre nazioni, per esempio gli Stati Uniti e la stessa Inghilterra che hanno utilizzato questa strada prima di noi, poi lo hanno, dim hanno dimostrato che ci sono delle possibili, dei possibili rischi perché comunque i professionisti che vengono dall'estero non sono sempre all'altezza della situazione, quindi mm. non hanno Talvolta gli stessi standard formativi che hanno i professionisti europei, e come accade negli Stati Uniti, quando c'è un problema, a volte può capitare che il, lo stesso professionista abbandoni il, il lavoro. E quindi di fatto è una soluzione temporanea, ma che non porta a dei certo. vantaggi stabili. Certo. E quindi io credo che la qualità, la qualità della formazione. Eh, nazionale, la formazione universitaria nazionale, la qualità della formazione successiva post laurea deve essere tutelata e per far sì che questa strada diventi attraente per eh, i giovani laureati che possono entrare veramente in questo mondo che, ripeto, è un mondo veramente affascinante, è un mondo davvero molto bello e che offre anche delle um, occasioni di imparare, trovare delle strade di sbocchi veramente notevoli. Deve essere fatto tanto per rendere migliore il lavoro, quindi con la qualità del lavoro, dell'assistenza, la qualità di, della turnistica, la possibilità di considerare il nostro lavoro come un lavoro usurante. Eh, dottor Riccardi, a proposito del lavoro usurante, queste mancanze che voi eh, denunciate, lo avete fatto appunto anche in piazza con una manifestazione pubblica, concretamente ci fa un esempio di che cosa accade in un pronto soccorso quando lavorate in queste condizioni? Si raddoppiano i turni. Eh, che cosa succede a livello proprio di organizzazione del lavoro per sopperire a questa situazione? Eh beh, il, può capitare che per esempio durante i periodi estivi o durante i periodi di ferie la, la carenza di organico, perché poi comunque il personale deve coprire eh, dei turni ulteriori anche per gli obblighi, obblighi necessari a livello contrattuale. Certi turni devono andare in qualche modo scoperti, quindi se essere anziché in tre nelle sale visita si diventa in due ed ecco che quindi i medici residui devono sobbarcarsi un carico aggiuntivo, questo ovviamente comporta dei rallentamenti, dei ritardi nel servizio e quello che stiamo cercando di, di sottolineare a più riprese è che la nostra non è una protesta, è un... Un, una richiesta d'aiuto per aiutare il cittadino, perché noi forse siamo gli unici medici nel servizio sanitario che non fanno nessun tipo di attività libero professionale. Libero professionale, quello che noi facciamo lo facciamo esclusivamente nel contesto del servizio sanitario pubblico, nell'interesse unico del cittadino. Quindi il nostro sobbarcarsi di, una, di un carico di lavoro eccessivo lo facciamo nell'interesse della professione, nell'interesse del, del, esatto. della tutela al diritto della salute per, per esatto. i pazienti, ma sta diventando veramente difficile perché adesso con la divisione dei turni di notte, per esempio, noi nella, nella mia realtà lavorativa siamo in due, che come una volta eravamo in due, ma adesso abbiamo due ali diverse del punto soccorso da quindi il medico che si occupa... dell'area cioè del Covid e l'area diciamo di intervento normale. Esattamente. Sì, no, perché va purtroppo... ricordato che e... Covid non ha spazzato via purtroppo tutte le patologie, <ride> ma perché eh, ovviamente no, no, se, ma... se uno cade in casa e si fa male una caviglia va al pronto soccorso e ha diritto all'assistenza effettivamente ecco. questo è stato un problema della prima ondata perché varie società scientifiche hanno denunciato che molte patologie sono per paura del contagio non si sono presentati in pronto soccorso con delle conseguenze poi che sì, sì, siamo arrivati che ci fasciavamo, aziende, ci fasciavamo le ferite da soli in casa con al telefono il medico di famiglia. No, no, ma è così perché c'era brevemente il timore anche solo di avvicinarsi certo. a, agli ospedali. Dottor Riccardi, io la ringrazio e posso chiedere solo un dato: certo. lei lavora ovviamente in un pronto soccorso di Roma, sì. ma Ogni giorno arriva almeno un paziente colpito dal Covid, o insomma, non, non è così proprio scadenzata la, la, la casistica? Dipende, dipende dalla situazione, dipende dal contesto, ma ogni giorno possono capitare anche più di un paziente. Eh, paziente. Eh, sì, mm. Pochi giorni fa il mio collega ne ha visti 7. Per fortuna è riuscito a metterne cura quasi la, la totalità, perché è una paziente giovane, quindi con ecco problematiche indipendenti. Eh, ragazzi. Ma... <ride> no, scusi, se io gli ho. Chiesto non per sensazionalismo giornalistico ma no, perché no. Gli, esempi, gli esempi sono importanti per capire se no non si capisce mai quello che accade senza eh. dati non si fa nessun esatto, esatto. Giacolo, no ma me. la testimonianza di un medico che ha i suoi colleghi gli dicono guarda oggi ne sono arrivati sette è la testimonianza di una situazione a cui bisogna prestare attenzione con vaccinazione e con tutte le cautele che sappiamo e che ormai abbiamo imparato a memoria. Alessandro Riccardi, io la ringrazio davvero intanto per quello Grazie che fate, voi. intanto per come raccontate il vostro lavoro e per quelle che sono le vostre rivendicazioni, che sono per un bene pubblico principale che è appunto la sanità, la, no, la nostra salute, la cura della nostra salute. Quindi ci saluti tutti i suoi colleghi al lavoro, a nome di tutti coloro che in questo momento stanno prestando servizio in Pronto Soccorso. E buona serata. Grazie a voi per l'invito. Grazie. Grazie ad Alessandro Riccardi di Simeo, Società Italiana Medicina di Urgenza. Tra poco torniamo a raccontare tanti temi, come facciamo sempre a ResPubblica, ad approfondirli con i nostri ospiti. Rimanete qui.